E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video parliamo se comprare sui massimi sia una cosa sbagliata da fare o giusta. Prima di partire con il video, però, vi ricordo che nel link qui sotto, se siete studenti, giovani lavoratori, desiderate lavorare in una banca d'affari, in un private equity, in un fondo di investimento, società di consulenza, Mario Izzola ha creato nostro collaboratore in Zoom Profit. Dopo aver lavorato anni in JP Morgan, essere stato assunto in JP Morgan senza avere una laurea in economia, un percorso gratuito appositamente per te a cui puoi accedere cliccando sul link qui sotto gratuitamente. Ci sono dei requisiti, però se vuoi vederlo, il tempo è limitato, fra poco scade, quindi se hai voglia di vederlo, datti una mossa. Partiamo subito con il video. Comprare sui massimi è sbagliato. Ve lo dico perché? Perché diciamo che una delle domande più frequenti che riceviamo quando le persone entrano nel club è: non so bene cosa fare, nel senso dicono ci sono un sacco di azioni che hanno già fatto il 100%, il 200%, un sacco, ci sono tante azioni, qualche azione che ha fatto il 100%, il 200% e non si dice posso entrare su questa azione che ha già fatto il suo movimento? Ecco, la risposta che diamo è generalmente che se è ancora in portafoglio, per noi è ancora un'azione che ha potenziale. Però voglio proprio parlare di questo, perché le persone fanno fatica a capire come sia, cioè se bisogna entrare sui massimi o sui minimi. Allora, sappiamo tutti che bisogna entrare sui minimi, bravi, il problema è identificarlo. E le persone fanno fatica a volte ad entrarci quando le cose sono già salite, quando gli altri hanno già fatto delle operazioni e stanno già guadagnando. Allora, innanzitutto bisogna distinguere il time frame. Distinguiamo il time frame. Allora, se voi entrate sui Bitcoin a 60.000, dopo che Bitcoin è in un mercato rialzista di 11 anni, voi state entrando sui massimi storici. Se voi entrate su Tesla, dopo che Tesla ha fatto un per 20 con gli utili che sono semplicemente raddoppiati, e Tesla arriva da un mercato rialzista decennale, voi state entrando sui massimi. Se voi entrate su Apple a 120 dollari, voi state entrando sui massimi. Cioè, ci sono delle situazioni. Se voi entrate sull'uranio a 30 dollari, sì, è vero, le azioni dell'uranio hanno fatto il 500% in qualche mese, ma le azioni dell'uranio sono il 90% più basse rispetto a quando erano nel 2011. È un mercato ribassista decennale, ad esempio, quello dell'uranio. Quindi, esempio, voi dovete innanzitutto capire il time frame su cui guardate i massimi. I massimi degli ultimi mesi, va bene, ma dove erano queste azioni 10 anni fa? Queste azioni 10 anni fa erano al 90% di livelli più elevati. Quindi distinguiamo le due cose, dovete saper distinguere il time frame, quindi sui massimi dell'ultimo mese, dell'ultimo anno, degli ultimi 10 anni. Bene, se sono i massimi degli ultimi mesi, probabilmente magari il percorso è ancora lungo, soprattutto se queste materie, se queste asset class sono cicliche come le materie prime, come ad esempio l'uranio. Altra cosa da guardare è che non è che voi dovete valutare le cose in base al passato, voi dovete guardare l'investimento nel presente. Voi non potete pretendere di avere gli stessi rendimenti con rischi diversi, perché voi se entrate sull'uranio adesso avete molti meno rischi di quando è entrato Zoom Profit e i clienti di Zoom Profit sull'uranio ad ottobre, perché ad ottobre c'erano ancora un sacco di incognite. Queste incognite ad oggi sono state elevate, la situazione è completamente diversa. Quindi è vero che voi entrate e hanno già fatto il 300%, ma è normale ed è giusto così, con tutti i rischi che mi sono preso anche io personalmente per entrare sull'uranio. Mi sembra giusto che sia stato ricompensato col 300-400% di profitti. È giusto o male così? Voi ad oggi entrate, la situazione è diversa. Voi dovete valutare l'investimento non su quello che hanno fatto i clienti di Zoom Profit nei mesi scorsi. Non funziona così, perché i clienti di Zoom Profit avevano Zoom Profit che gli dava delle ricerche di qualità che gli dicevano quello che era meglio fare a livello ipotetico e pratico. Mentre chi non era cliente di Zoom Profit queste ricerche non ce l'aveva e di conseguenza non potete valutare quello che hanno fatto gli altri, perché i clienti di Zoom Profit non è che hanno preso il 300% gratis, hanno preso il 300% perché si sono presi dei rischi comunque. Le persone che sono entrate sull'uranio di ottobre si sono prese dei rischi che voi non vi state prendendo, voi adesso vi state prendendo dei rischi diversi. Sono dei rischi di diverso tipo, vi state prendendo un downside maggiore, cioè se le azioni dell'uranio correggono, si prendono un bel 70%, una bella sciacquata, se la prendono, però la probabilità che salgano è più elevata. Ovvio salgono di meno dal momento in cui entrate voi, però salgono comunque. Con questo non vi sto dicendo di entrare sull'uranio, anzi vi consiglio, la cosa migliore da fare è, se avete del capitale elevato, entrare nello Zoom Profit Club e capire come elaborare la vostra strategia. Poi ognuno fa quello che vuole, però il discorso è poi strategico, nel senso che poi le entrate vanno fatte di un certo tipo, in un certo modo. Personalmente io sull'uranio sono dentro dal 2018, nel 2020, ai minimi del 2020, perdevo il 70%.
Spero il 70% sulle mie prime entrate. Ad oggi sulle mie prime entrate guadagno il 150. Io ho delle posizioni che guadagnano il 700, il 600. Questo significa che ho sbagliato? No, nel lungo termine ci ho preso. Però comunque siete esposti a una strategia. Dovete avere voi o qualcuno che ve lo dica, che vi faccia capire le cose come stanno andando. Cioè, è normale io per prendermi dei rendimenti assurdi che sto avendo con l'uranio. Mi sono preso dei rischi, mi sono preso dei rischi di perdere il 70% e l'ho perso perché effettivamente stavo perdendo il 60-70% del mio capitale. Il problema è che ragazzi, cioè se voi volete avere dei rendimenti di per 100, per 150, dovete avere la testa per averceli, perché è la convinzione e la capacità di riuscire a convincervi di una cosa successivamente ad un'analisi. Quindi io sono capace, se perdo il 70%, di continuare ad accumulare perché so che quella cosa lì mi porterà ad un certo livello. Voi dipende, ci sono persone che riescono e persone che non riescono. Non è come dire che voi potete correre i 100 metri in 11 secondi. Se non avete voglia di allenarvi, se non avete voglia di andare ad allenarvi 7 ore al giorno, i 100 metri in 11 secondi non li correte. Li correte in 13 secondi perché? Perché vi allenate di meno. Quindi non è che voi potete pretendere di avere i rendimenti che ho io, che hanno alcuni clienti di Zone Profit, che alcuni sono pazzi. Cioè, il Matteo Monti che guadagna adesso 200.000 euro con l'uranio è un pazzo, non è una persona relativamente normale. Si prende dei rischi e guadagna in relazione ai rischi che si è preso. Ognuno ha la sua propensione al rischio. E ognuno deve fare il massimo per la sua propensione al rischio a massimizzare i rendimenti che ha e le sue capacità. Le capacità, ragazzi, potete avercele voi o potete semplicemente affidarvi a qualcun altro. Voi potreste essere diventati ricchi investendo in Amazon, senza far niente. Semplicemente avete la decisione di capire che Jeff Bezos era più bravo di voi a dirigere un'azienda, invece che aprire il vostro bar, voi avete dato 100.000 euro a Jeff Bezos e 100.000 euro sono diventati 3 milioni. Quindi l'abilità, questa è una cosa che io in realtà ho sempre avuto un talento nel capire che è più importante identificare delle persone corrette che cercare di essere tu la persona corretta e l'importanza della delega. Però dovete capire che se voi, soprattutto avete un altro lavoro, la cosa migliore da fare è affidarvi a dei professionisti nel settore in cui ricercate dei servizi di qualità. Non è sempre far da soli, perché i professionisti fanno quello tutto il giorno e vi fanno anche risparmiare tempo. Questo è un po' però il discorso è che le situazioni vanno comunque, entrare sui massimi, giusto o sbagliato, dipende, quindi time frame, dovete guardare il time frame, dovete guardare la situazione nel presente, quindi la situazione nel presente è cambiata, io mi sto assumendo meno rischi, però magari con una probabilità maggiore di fare rendimenti, i rendimenti sono più bassi, sì. Ma è normale, mi sto assumendo meno rischi, la situazione è completamente cambiata, quindi guardate la situazione nel momento in cui voi state entrando, è importante. Noi ci vediamo in un prossimo video, ricordatevi nei link qui sotto trovate il tutto e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale.